Buonasera. Impertinente. Buonasera. Proseguiamo, iniziamo con l'appello. Grazie. La parola al segretario generale. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, sì. Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Senti. Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Tittaferrante, Se non sono attinente a Torraco, gente che dentro il fondo, sì, ai assente, vigili. Tremolada, Vavassori, presente. Presenti. Allora risultano 19 consiglieri presenti e 6 assenti. La seduta è valida. Risultano assenti giustificati il consigliere Rivolta. Un po' di attenzione, grazie. Invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale, grazie. Thank you.
Grazie. Gli occorrono 3 scrutatori, Vavassori, Romaniello e Cremonesi. Grazie. Prima di trattare le interrogazioni, vi chiedo un minuto di silenzio in memoria delle vittime dei naufragi al largo di Lampedusa. Grazie. Grazie. Interrogazione numero 1, presentata dal consigliere De Noia, relativa alla situazione del circolo Arci Torretta di via Bergoli. La parola al consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente. Ecco, io avevo presentato questa interrogazione perché effettivamente al circolo Arci Torretta, stiamo parlando ormai di un po' di tempo fa, era una situazione abbastanza preoccupante. Il circolo purtroppo era caduto nelle mani di persone che non rispettavano lo statuto. Queste persone, invece di comportarsi come si dovrebbero comportare gli organi dirigenti di un circolo Arci, non consultavano il Consiglio, non consultavano gli organi direttivi e non solo, purtroppo sono avvenuti dei fatti molto gravi che riguardavano la zona nella quale risiede il circolo. Nello specifico, in quel periodo coincisero due fatti estremamente gravi per la città. Uno di questi è un volantino affisso all'interno del circolo che raffigurava Benito Mussolini per pubblicizzare una cena sociale. Non solo, sempre in quello stesso periodo venne bruciata la corona apposta sulla lapide dei fratelli Casiraghi. Questa cosa mi preoccupava perché, vabbè, quel circolo in quella posizione della città e in quello specifico quartiere era un punto di ritrovo per molte persone, un punto di ritrovo e di confronto democratico all'interno di un quartiere che effettivamente ha molte criticità. Preoccupato per il succedersi di questi fatti, io insieme alla consigliera Antognoli abbiamo presentato questa interrogazione perché effettivamente secondo noi quella deriva del circolo Arci Torretta poteva presentare un pericolo per la città. Grazie. Grazie. Risponde il sindaco, prego. Grazie Presidente. In realtà poi l'evolversi della situazione ha mutato la realtà del luogo. Comunque, a seguito di quei deprecabili episodi che venivano adesso ricordati e che si sono verificati nel circolo appunto Arci Torretta di via Bergamo, il locale è stato controllato dal personale della polizia locale già a suo tempo. Nel contempo avevo preso anche personalmente contatto con la presidenza provinciale dell'Arci, che ha invitato i gestori di allora del circolo ad indire il congresso,
al diniego opposto ripetuti inviti e seguite la disattivazione del circolo, il quale peraltro ha dovuto anche lasciare i locali utilizzati da Via Bergomi per finita locazione. Il gestore di allora si è trasferito altrove, attivando una vendita di bevande attraverso distributori automatici, mentre il circolo Argi Torretta è stato recentemente ricostituito, ha ripreso a vivere di nuova vita. Noi auspichiamo ovviamente che possa essere un luogo di aggregazione in una parte della città che è particolarmente critica, come ricordava il consigliere De Noia. Voglio anche ricordare che però nei giorni scorsi è stato oggetto di un episodio deprecabile, perché durante una notte sono stati imbrattati i muri con delle svastiche che l'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni ha immediatamente denunciato le autorità competenti e ha stigmatizzato pubblicamente l'accaduto. Grazie. Grazie al sindaco. Prego al consigliere De Noia. Sì, infatti io volevo anche sottolineare questa cosa. Effettivamente si è ripetuto un fatto, si è verificato un fatto effettivamente grave. Casualmente si è verificato anche a seguito del negato permesso di utilizzo di uno spazio pubblico da parte del Fronte Nazionale. A seguito di questa azione poi, non so se chiamarlo segretario o leader del Movimento del Fronte Nazionale, ha presentato un esposto contro il sindaco per questa decisione. E noi portiamo tutta la solidarietà al nostro sindaco e gli auguriamo mille di questi esposti. Quindi è soddisfatta della risposta? Consigliere De Noia, è soddisfatto? Sono soddisfatto della risposta, grazie. Grazie. Interrogazione numero 4, presentata dalla consigliera Franciosi, relativa alla situazione Aighe e Core. La parola alla consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione, che è stata presentata un bel po' di tempo fa, è il frutto di un lungo lavoro che come gruppo consigliare abbiamo fatto in quest'anno, richiedendo diverse carte, tra le quali l'ispezione che è stata fatta al Core nel 2011. La curiosità a proposito di questo tema è sorta nel nostro gruppo a seguito della lettura di alcune delle ultime delibere di giunta della giunta precedente. Infatti con una delibera di giunta è stato deciso che il nostro comune, che è l'unico tra i soci della partecipata Core, insieme al Core, impugnasse la richiesta di restituzione di 8 milioni di euro ottenuti dal Core negli anni sotto forma di incentivi CIP6. Nel 2011, a seguito di un'ispezione effettuata dall'autorità, è emerso, secondo l'ispettore che ha eseguito appunto l'ispezione, che il Core ha usufruito di una maggiore quota di incentivi CIP6. L'inceneritore, per spiegare, per ricevere le autorizzazioni necessarie alla sua costruzione e alla sua messa in funzione, doveva essere in grado di produrre energia elettrica a seguito della combustione dei rifiuti. Il vapore prodotto dalla combustione doveva cioè essere trasformato in energia elettrica. Il nostro inceneritore, per una convenzione stipulata tra Core e l'autorità, avrebbe dovuto cedere alla rete elettrica l'80% dell'energia prodotta e il 20% restante in realtà sarebbe stato autoconsumato dal funzionamento dell'inceneritore. Successivamente, e tutte queste cose sono dettagliate molto bene nella convenzione stipulata. Successivamente il Core ha proposto una modifica all'autorità sostenendo che l'energia prodotta e ceduta alla rete non fosse dell'80% ma un 96,5%, il che vuol dire che l'autoconsumo era semplicemente del 3,5%. Alla fine dell'ispezione del 2011 l'ispettore ha notificato che non era il 3,5% la trattenuta che avrebbe dovuto fare il Core, bensì il 35%. Comunque, detto questo, quello che a noi non tornava fino in fondo era la ragione per la quale all'interno della convenzione fosse stato modificato soltanto l'articolo 2, che prevedeva una modifica nella quantità di energia rilasciata dal Core alla rete, e non anche l'articolo della convenzione
convenzione, l'articolo 8, dove appunto veniva definito il punto di erogazione dell'energia alla rete. Dal momento che questa diversa lettura ha portato proprio alla commutazione di una richiesta di restituzione di fondi di 8 milioni di euro, volevamo appunto capire chi e per quale ragione fosse stata decisa questa modifica. Non solo, volevamo poi inoltre sapere a che punto fosse la controversia col TAR in merito a questa richiesta. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Risponde il sindaco, prego. La risposta che ha avuto credo sia molto dettagliata anche da un punto di vista tecnico. Mi preme sottolineare comunque che sul contenzioso il TAR della Lombardia si dovrebbe pronunciare nel mese di gennaio 2014, che quello che è stato fatto non è stata un'ispezione ma un intervento dell'autorità legata proprio al contenzioso e quindi una verifica, che non sussistono responsabilità di Core e del Comune. Noi come Sesto San Giovanni ci siamo attivati perché siamo l'azionista di maggioranza, che questo tipo di contenzioso deriva appunto da una mossa dell'autorità per l'energia che si è attivata in tutta Italia in tanti ambiti uguali, quindi non è uno specifico se stese, ma è una questione più generale che riguarda l'ambito nazionale. Faremo letteratura o giurisprudenza, perché se il TAR manterrà di pronunciarsi la pronuncia nel gennaio del 2014, Sesto sarà la prima causa che verrà affrontate, quindi sulla quale poi si troverà a pronunciarsi. Poi dopodiché la risposta è molto articolata, molto lunga, credo che sia esauriente. Nel caso non lo fosse e avesse bisogno ancora di ulteriori documentazioni, non ci sono problemi, però sono veramente due pagine di spiegazioni. Credo che la consigliera abbia avuto modo di leggere e approfondire tutto quanto. Grazie. La parola alla consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Sì, effettivamente è stata una risposta abbastanza complicata anche da leggere e sicuramente probabilmente procederemo con altre richieste, anche perché nella risposta ci sono diversi punti che non sono chiari. Ad esempio nell'indagine, nella risposta si fa riferimento al fatto che il Core il 13 ottobre 2003 ha chiesto una modifica alla convenzione e che l'autorità dopo un mese ha sentito a questa modifica, solo che però appunto nell'ispezione non sono chiari se queste verifiche, le richieste sono state condivise o meno, o meglio nella risposta c'è scritto che le richieste sono state condivise, nell'ispezione, cioè nel testo firmato dall'ingegnere Antognazza questa cosa non si evince, per cui procederò con un'ulteriore richiesta di accesso atti per avere ulteriori riferimenti. Mi sembra di aver anche capito all'interno della risposta che in realtà il contenzioso non è tanto sui punti della convenzione quanto sulla definizione di servizio ausiliario, che secondo il Core non comprende il forno, mentre secondo l'ispezione l'ispettore il forno è compreso, ritenendo dalle loro linee guida che servizio ausiliario è tutto ciò che serve per produrre energia. Di conseguenza il forno brucia i rifiuti, produce energia e quindi l'energia consumata dal forno stesso deve essere computata. Però comunque vediamo il TAR come si pronuncerà. L'unica cosa sulla quale mi sento di volermi soffermare un attimino è il tempo che io ho avuto per ricevere questa risposta. Visto che più volte abbiamo fatto presente che non riceviamo la documentazione per tempo, io ho ottenuto questa risposta dopo 4 mesi e non faccio carico di questo problema al capo gabinetto che ha ricevuto la mia interrogazione ad agosto, quando ovviamente era in ferie e non mi poteva rispondere, bensì al settore ambientale o ambiente che si è tenuto fermo per 3 mesi la mia interrogazione e solo dopo svariate richieste
richieste, solleciti miei, sia orali che scritti, sono riuscita a sapere che al 9 di agosto l'interrogazione è stata spostata all'ufficio del capo gabinetto. Allora, secondo me è fondamentale ricordare che nel TUEL le interrogazioni, così come le richieste di accesso a atti, devono essere evasi entro 30 giorni. Sono passati più di quattro mesi, così come le altre interrogazioni che sono all'ordine del giorno e che non abbiamo ancora discusso, però questo è un altro argomento. Ritengo che secondo me queste cose vadano, bisogna insomma svoltare questa situazione e rispondere per tempo e dare i documenti per tempo in modo da permettere a tutti di fare un lavoro nel miglior modo possibile. Grazie. Sì, in merito a questa puntualizzazione gli rispondo un attimo il sindaco. Prego. Beh, innanzitutto disponibile a fare tutti gli approfondimenti e dare le risposte per una materia così complessa. Forse la complessità in questo caso, mentre in altri casi qualche ritardo poteva essere sicuramente accorciato, in questo caso la complessità della materia, che nasce anche, come detto lei, dalla risposta, è data dal fatto che abbiamo dovuto coinvolgere anche il CORE. Quindi nella risposta non è stato coinvolto soltanto il settore dell'ambiente, ma anche il CORE. E ovviamente mi scuso per la lunga attesa e dopodiché rimaniamo disponibili per tutti gli approfondimenti successivi e per l'accesso agli atti che la consigliere. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 5 presentata dal consigliere La Miranda, relativa alla finalizzazione delle somme eventualmente reintroitate a seguito della sentenza dei Corti dei Conti. La parola al consigliere La Miranda, prego. Grazie signor Presidente, ma è molto semplice la questione. Era l'iter finale, tra virgolette, di un esposto che presentai molti anni fa in relazione appunto a questa famosa e famigerata consulenza d'oro, che aveva visto il suo esito in primo grado a seguito poi delle indagini della Procura di Monza, con l'intervento anche della Corte dei Conti, che ha fondamentalmente dichiarato questa consulenza non solo inutile ma anche costosa e quindi di fatto concretantesi in un danno erariale, e la cui conseguenza inaspettata ha visto da parte del professor Rossi la restituzione, seppure la condanna investisse il dirigente del Comune dell'Oro, il dottor Bertoli, di 150.000 euro, che era pari alla cifra individuata dalla Corte dei Conti come l'effettivo danno erariale. E allora in questo senso, vista la spontaneità dell'elargizione da parte del professor Rossi, ho chiesto all'amministrazione, innanzitutto vabbè, nel bilancio in che posta fosse stata inserita per poter monitorare poi anche in futuro l'andamento di questa somma incassata, ma soprattutto ho chiesto di impiegarla, ad esempio, sulle riparazioni di quelle attrezzature per giochi nei giardini pubblici, che notoriamente sono in una situazione appunto di non perfetta condizione. Ho ricevuto risposta, poi replicherò. Grazie, anche questa risponde il sindaco, prego. Leggo la risposta perché faccio prima. Allora, la Corte dei Conti, sezione Lombardia, ha condannato il dottor Marco Bertoli a risarcire al Comune 162.000 euro per la consulenza affidata al professor Guido Rossi. Al riguardo, poi, il legale del dottor Bertoli ci ha informato del fatto che lo stesso ha proposto appello avverso tale sentenza. Nel frattempo, però, come appunto è stata anche notizia di stampa, il professor Rossi ha fatto pervenire al Comune un assegno di 150.000 euro, l'importo della consulenza non riconosciuta corretta appunto dalla Corte al netto dell'IVA. Ecco perché c'è questa differenza fra i 150 e i 162. Che l'ente ha acquisito, chiedendo tuttavia nel contempo alla Corte dei Conti indicazioni su come comportarsi, perché in realtà, come dire, non ci vengono dal dottor Bertoli ma da Guido Rossi, quindi c'era questa discrasia, diciamo. La somma citata non risulta dunque allo stato degli atti nella disponibilità del Comune ed è stata prudenzialmente accantonata in attesa sia delle indicazioni della Corte dei Conti che dell'esito dell'appello proposto dal dottor Bertoli. Tale somma potrà essere effettivamente utilizzata soltanto nel momento in cui non fosse più ripetibile, ed in quel contesto la proposta che lei fa, ovviamente, certamente fondata, sarà meritevole di attenzione e potrà essere puntualmente valutata, e quindi lo riporteremo poi in aula. Prego, consigliere La Miranda, per la replica.
Dunque, nel prendere atto ovviamente della posizione dell'amministrazione, mi permetto di dissentire, non fosse altro, non tanto sul fatto che il dottor Bertoli abbia presentato l'appello, libertà è ovviamente nei suoi diritti da questo punto di vista, ma quanto sul fatto della circostanza che in realtà l'anomalia è che il professor Rossi ha versato una somma che teoricamente lui non sarà mai chiamato a rispondere verso l'amministrazione comunale, perché comunque nel caso di conferma della sentenza da parte della Corte dei Conti di secondo grado sarà sempre il dottor Bertoli che dovrà risarcire il comune, indipendentemente dalla circostanza che il professor Rossi abbia versato o abbia, tra virgolette, restituito all'amministrazione 150.000 euro, che tra l'altro, proprio perché sono versati senza causa e quindi come una obbligazione naturale, diventano irripetibili, cioè il professor Rossi all'amministrazione non potrà più richiedere, questo è noto in diritto amministrativo, verrà anche il collega Piano a sostegno di questo, visto che è anche lui uso nelle pratiche amministrative, diventano irripetibili come somma anche da parte di colui che l'ha versata al comune, cioè l'errore da parte del cittadino nel versare somme determina automaticamente comunque il suo non diritto a richiederle indietro all'amministrazione. Ecco perché comunque io avrei chiesto e avrei impiegato comunque con riserva le somme, e all'esito di quelle, laddove eventualmente vi fosse stato un intervento modificativo da parte della Corte dei Conti della sentenza di primo grado, ovvero una revoca della condanna del dottor Bertoli, avrei valutato in quel caso poi eventualmente dai fondi del bilancio in quella sede, siccome non è che la giustizia italiana è celere, sappiamo tutti che i tempi sono lunghissimi, quelli della Corte dei Conti lo sono ancora di più, avrei allora in quel caso, in quelle ipotesi, valutato dove reperire e se reperire, come reperire le somme da restituire al professor Rossi. Però intanto le avrei utilizzate per scopi sociali, quali effettivamente devono e dovrebbero essere impiegate. Si risponde un attimo il segretario generale, prego. No, volevo solo rapidamente che questa qui non è tipicamente la fattispecie di obbligazione naturale, nella misura in cui il professor Rossi nel pagare, nel versare con l'assegno la cifra che è stata segnalata dal sindaco, non dichiara che quella cifra è indebita per lui, non disconosce di aver diritto a quella cifra, ma fa un versamento per evitare che possa esserci un danno laddove la procedura dovesse concludersi con la conferma della pronuncia in primo grado di fatto. Quindi tecnicamente nei passaggi che abbiamo letto attentamente con gli uffici, lui non disconosce la cifra che gli era dovuta. Per questa ragione, per massimo di cautela, la cifra è stata accantonata con richiesta di parere a un competente ufficio della Corte dei Conti per capire che tipo di disponibilità in questo momento ha il Comune in questa fattispecie atipica. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 6, presentata dalla consigliera Iosa, relativa alla richiesta di ripristino della circolazione di via Saint-Denis, la fratta Corridoni Leopardi. La parola alla consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente. Allora, nell'agosto del 2011 è stato modificato in fase sperimentale la viabilità nelle vie in oggetto dell'interrogazione, precisando che questa trasformazione avrebbe ridotto il flusso automobilistico. A parer nostro lo scopo di diminuire il flusso automobilistico non è stato raggiunto, ma al contrario abbiamo riscontrato un alto tasso di inquinamento visto la maggiore permanenza di auto tra l'ingresso delle scuole Itis e De Nicola e in più del traffico in entrata da Viale Fulvio Testi. Un gruppo di cittadini si è costituito in comitato e hanno raccolto firme ed espresso il loro parere negativo, presentato anche agli uffici competenti. I negozianti presenti nel territorio in questi anni hanno subito gravi perdite economiche e hanno dovuto dare corso anche a licenziamenti. In campagna elettorale il comitato di Saint-Denis era stato incontrato dall'ex assessore ai lavori pubblici Amato, il quale si era reso disponibile a ripristinare il vecchio senso di circolazione. Si chiede quindi di rivedere la sperimentazione e di riportare in breve tempo la circolazione come era all'origine. Grazie. Grazie. Risponde l'assessore Marini. Prego.
Buonasera. Come precisato nella risposta, se posso permettermi una correzione, no, non è proprio vero che il traffico non sia diminuito, anzi è diminuito sia nell'ora di punta sia invece durante il giorno. Quell'insieme di sensi unici hanno una motivazione, che è quella di interrompere un accesso di attraversamento improprio di una serie di viabilità di passaggio. Ciò non toglie, come gli uffici precisano nella risposta, che quel sistema che sono a conoscenza crea qualche problema, soprattutto per le scuole, in particolare ma non solo, sia migliorabile secondo un progetto da verificare ancora, che prevede di invertire il sistema dei sensi unici, tranne verificare invece la svolta a destra. Su questo naturalmente la discussione è aperta e ben vengano i contributi. Sul fatto che non abbia avuto effetti, no, questo mi sembra un'affermazione non suffragata dai dati che abbiamo. Grazie. Grazie all'assessore Marini. Può replicare, consigliere Iosa, prego. Grazie Presidente, ma da parte del Comitato ci sono state consegnate delle foto che poi, se vuole, posso anche lasciarle, dove si evince chiaramente che quel giro tortuoso di sensi unici crea un ingorgo abbastanza consistente. Loro chiedevano il ripristino in modo particolare del doppio senso in via La Fratta, perché era l'unico modo per sbloccare comunque la congestione del traffico. Quello che dispiace un po', infatti mi rifaccio un po' a quello che ha detto la consigliera Franciosi prima, è che molte volte le interrogazioni, questa è un'interrogazione che è stata protocollata a giugno, molte volte le interrogazioni nascono da domande fatte direttamente dai cittadini. Se ci sono interrogazioni che nascono da esigenze di risposte dei gruppi per il loro lavoro o per quello che viene visto o valutato ogni volta a livello amministrativo, altre sono proprio risposte che vengono chieste. Diventa un pochino imbarazzante non avere risposte o aspettare 6 mesi prima di poter dare una risposta. Loro chiedevano comunque di essere coinvolti in questo percorso, perché giustamente, vivendo la zona tutti i giorni, c'è una persona che addirittura ha contato quanti chilometri in più fa nel cercare parcheggio e nell'imboccare tutti i sensi unici che sono stati messi in atto. Quindi sicuramente i suoi dati saranno attendibili. Da parte però dei residenti, probabilmente per il traffico in ingresso, ma da parte dei residenti il disagio è molto forte, e ci sono stati commercianti come il panettiere che ha l'attività lì di fronte all'Istituto Saint-Denis, che ha dovuto anche lasciare persone a casa perché tutto sto circolo vizioso ha reso impossibile a persone che magari non erano residenti lì nel quartiere ma si recavano da lui di poterlo comunque raggiungere in maniera agibile. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Passiamo all'interrogazione numero 8, presentata dalla consigliera Titta Ferrante, relativa al cambiamento delle tariffe della refezione scolastica. Prego, consigliera. Grazie, signor Presidente. L'interrogazione è stata fatta a causa delle numerose lamentele e proteste sugli aumenti delle tariffe derivanti dal sistema a consumo della mensa scolastica e della rimodulazione delle fasce di reddito. La situazione esistente a Sesto per il pagamento del pasto delle mense appare penalizzante per molte famiglie.
le quali mi hanno sollecitato ad intervenire per sollecitare un cambiamento. L'interrogazione risale al 20 di giugno, e qui mi riallaccio un po' al discorso fatto dalla collega Franciosi. Intanto le proteste comunque continuano, anche ritirando i figli all'ora del pranzo. Non ultimo venerdì, ho letto su Facebook, oltre 1000 bambini sono stati ritirati dalla scuola. Il criterio che venga pagato il pasto effettivamente a consumo ci aveva trovato concordi, quindi il pagamento del pasto consumato, mentre l'introduzione di 4 fasce di reddito e la relativa rimodulazione a noi di Sesto nel Cuore ci aveva lasciati perplessi, tant'è che fummo gli unici in Consiglio Comunale a sollevare il problema. Noi chiediamo con l'interrogazione che tipo di intendimento ha per risolvere questo problema e i tempi che si intende dare. Grazie. Grazie. Mi può spegnere il microfono? Grazie. Risponde l'assessore Perego. Prego. Sì, mi permetto, prima di arrivare alla risposta, una nota sulle tempistiche. Giustamente faceva presente la consigliera Titta Ferrante che l'interrogazione è stata presentata agli uffici il 20 giugno e in data 8 luglio la risposta era già pronta, quindi se si è accumulato poi un ritardo nell'esposizione in Consiglio Comunale dipende sicuramente da un susseguirsi di argomenti, motivazioni, non da ultimo la richiesta che lei aveva effettuato la volta scorsa di rimandarla in questa seduta. Quindi mi spiace che poi venga trattata in Consiglio Comunale dopo, ma credo che la risposta scritta comunque fosse arrivata appunto in data 8 luglio, quando le è stata comunicata. Rispetto al fatto che appunto dall'8 luglio a oggi ci siano ulteriori fatti da tenere in considerazione, questo è assolutamente indubbio. Parto dicendo qual era la risposta che le era stata data, anche per renderla pubblica a tutto il Consiglio. Nel senso che il primo distinguo che si faceva rispetto all'interrogazione fatta dalla consigliera Titta Ferrante, che non è più possibile parlare di quota fissa mensile proprio perché il passaggio è stato quello da forfè a consumo e quindi non esiste più di default un fisso mensile, ma è determinato da una serie di variabili, in primis il numero di giorni appunto del mese preso in considerazione, che evidentemente varia da ottobre a giugno. In secondo luogo, l'aumento a cui lei fa riferimento è ovviamente un aumento che noi abbiamo definito potenziale, in quanto è frutto, comunque consegue, al concetto di redistribuzione tra le diverse fasce ISE, perché, come abbiamo detto, appunto l'intento era quello di andare a cercare di alleggerire, e su questo dei riscontri rispetto alle fasce più basse li abbiamo avuto, le fasce più basse ad esempio che con lo scorso regolamento tariffario si trovavano invece in fascia massima. Faccio riferimento ad esempio agli ISE di 11.000 euro che adesso sono la terza fascia, mentre con lo scorso regolamento erano la fascia massima. Mi permetto di dire e di ribadire quello che già nella risposta all'interrogazione avevo detto, che è stato avviato il confronto con i genitori ed è stato avviato per volontà dell'amministrazione e dell'assessorato. L'obiettivo è quello di verificare non solo a consuntivo ma anche in itinere l'andamento delle entrate, perché la delibera che abbiamo presentato in Consiglio Comunale era chiara e l'avevamo messo nella delibera, cioè l'intento di non andare a incrementare le entrate per l'amministrazione comunale. Scrivendolo nella delibera per noi è un impegno che continuiamo a ribadire e che vogliamo assumerci. L'intento appunto è quello di verificare non solo a consuntivo ma anche in itinere. Anche per questo è stato creato il tavolo dei comitati dei genitori, che si è incontrato per la prima volta il 18 settembre, il prossimo appuntamento è il 30 ottobre, per discutere non solo di mensa ma in generale di tutti i temi che riguardano la scuola pubblica se stese, sicuramente anche per trarre considerazioni rispetto alla manifestazione forte di venerdì 11 ottobre.
Che cosa intendiamo fare? Qua concludo, perché appunto nell'interrogazione dell'8 luglio non era ancora possibile dichiarare il nostro intento, benché noi fossimo stati chiari fin da subito rispetto alla volontà di inserire altre fasce ISEE per andare a distinguere situazioni economiche ancora profondamente diverse, quindi andare a inserire altre fasce ISEE sopra i 21.500 euro in modo da alleggerire quelli che adesso sono in fascia massima e poi invece pretendere l'attuale costo massimo per fasce invece più alte. Era un impegno che ci eravamo assunti a giugno, già in occasione del giro giunta nei quartieri, che abbiamo ribadito a settembre per l'anno scolastico 2014-2015. Sicuramente il dialogo con i genitori ci sta portando a vedere la possibilità di anticipare questo già a gennaio, perché a gennaio e non per la prossima settimana o le prossime settimane, perché evidentemente qualsiasi intervento così delicato merita di essere basato su dati il più oggettivo possibili. Grazie all'assessore Perego. La consigliera Ditte Ferranti, prego. Sì, grazie. Una precisazione in merito ai tempi. Dunque, noi l'abbiamo l'interrogazione presentata il 20 di giugno proprio perché su sollecitazione dei genitori, perché speravano in un intervento, in una modifica già in questo anno scolastico 2013-2014. Poi il rimandare questa interrogazione di una seduta era per non pregiudicare o per non mettere il cappello, comunque un'attenzione nei confronti dell'azione svolta dal Comitato dei Genitori lo scorso venerdì, e quindi mi spiace che non sia stata apprezzata, ecco, anzi. Quello che vorrei dire in merito alle modifiche da apporre è che sicuramente la fascia massima andrebbe suddivisa in più fasce, rimodulando di conseguenza le tariffe. Inoltre il costo a pasto non dovrebbe superare il costo riconosciuto alla stessa azienda Sodexo dal contratto di appalto voluto dal Comune nel novembre del 2010 con la delibera 371. Lì si stabiliva un prezzo massimo di 5,11 euro a pasto e noi crediamo che non debbano esserci differenze di trattamento tra i bambini e le altre utenze convenzionate, incluso il personale statale presente nelle scuole o coloro che utilizzano il self-service, che pagano secondo la convenzione o 4 o 4,50 euro. Quindi questi sono punti che io sollecito che vengano affrontati, e è vero che sono importante che ci siano questi monitoraggi e questi confronti, però è importante anche che producano concretamente il più in fretta possibile un risultato, perché quando le famiglie parlano di aumento mensile non si riferiscono al fatto che c'è ancora una tariffa mensile, ma che le famiglie hanno un minimo di aumento che va dalle 80 euro in su, quindi era questo il riferimento che fanno le famiglie del costo mensile. Quindi ci aspettiamo che venga più presto possibile fatta riviste le rimodulate le tariffe e soprattutto che vengano considerate anche in maniera retroattiva, che quindi possano pesare meno sul bilancio delle famiglie. Grazie. Grazie. La replica, prego. Sì, a questo proposito nel comunicato che noi abbiamo inviato alla cittadinanza la scorsa settimana abbiamo chiaramente dichiarato che oltre all'inserimento di nuove fasce ISEE, nel momento in cui a gennaio, e io parlo di gennaio proprio perché il lavoro deve essere ben fatto, le nuove tariffe saranno calcolate retroattivamente in modo da non penalizzare le famiglie che attualmente appunto lamentano un aumento. Quindi su questo mi sento di rassicurarla, perché non siamo intervenuti a giugno a fronte delle richieste delle famiglie, perché per noi era importante acquisire dati reali e non proiezioni, ed è quello che sta avvenendo adesso negli uffici, in quanto siamo arrivati al termine ultimo della consegna degli ISEE. Rispetto alla richiesta, mi permetto solo una battuta, forse un po' meno istituzionale, un po' più politica, rispetto al non volerci mettere il cappello, a volte i cappelli si mettono a posteriori. Grazie.
Grazie. Passiamo all'ultima interrogazione numero 10, presentata dal consigliere Di Stefano, relativa all'occupazione abusiva a Cascina San Giuseppe. La parola al consigliere Di Stefano. Prego. Sì, grazie signor Presidente. Comunque ho ricevuto questa sera la copia cartacea, la risposta l'avevo già ricevuta alcune settimane fa. E si tratta dell'occupazione abusiva della Cascina San Giuseppe, che non rientra all'interno dell'area di Sesto San Giovanni, ma è proprio la prima via, diciamo, di Milano a confine con Sesto San Giovanni. sta generando delle criticità, in quanto sono una dozzina di persone che la occupano, si riversano un po' su Sesto San Giovanni, un po' su Milano, Sesto San Giovanni sulla via Sottocorno, via Le Lombardia, via Le Rimembranze, e alcuni residenti, specialmente la via Sottocorno, hanno denunciato comunque l'inizio di alcuni furti, specie nei box. Quest'oggi ero a manifestare a Palazzo Marino, perché c'è la manifestazione di tutto il quartiere Adriano. Abbiamo avuto la possibilità di parlare anche con degli assessori, ho letto anche dalla risposta. Quello che chiedevo all'amministrazione era di creare una sinergia, in quanto non responsabile a livello amministrativo del territorio di Milano ovviamente, però di sollecitare quantomeno gli uffici preposti del Comune di Milano affinché potessero intervenire. Sembra che da settimana prossima dovrebbero già intervenire per murare tutte le entrate della cascina e quindi provvedere a risolvere la criticità che è emersa. Grazie. Grazie, risponde il sindaco. Prego. In realtà il consigliere ha illustrato e ha già dato la risposta, quindi direi che se è soddisfatto possiamo darla. Ok. Grazie. Sì, allora a questo punto la parola al sindaco per delle comunicazioni. Prego. Allora, signor Presidente del Consiglio Comunale, gentili consiglieri e signori consiglieri, svolgo questa breve comunicazione sui nuovi assetti della Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 46, quarto comma, del testo unico degli enti locali, ma anche e soprattutto del ruolo fondamentale di indirizzo politico e controllo del Consiglio Comunale. Le modifiche introdotte venerdì 11 ottobre nella Giunta Comunale prendono le mosse dalla diversa articolazione della maggioranza consigliare. Nella seduta del 30 luglio scorso, i tre consiglieri comunali appartenenti al gruppo dell'Italia dei Valori hanno comunicato la loro decisione di uscire da quel partito e di formare un nuovo gruppo consigliare denominato Verso Sesto. Alla creazione del nuovo gruppo si è successivamente accompagnata la nascita dell'omonima associazione. I tre consiglieri hanno confermato la fiducia nel sindaco, l'adesione al programma amministrativo, l'appartenenza alla maggioranza consigliare e la collocazione politica all'interno del centro-sinistra. È stato posto dai consiglieri medesimi, ed era comunque nelle cose, il problema della rappresentanza all'interno della giunta comunale. Problema che è stato oggetto di confronto con tutti i gruppi di maggioranza che unanimemente hanno ritenuto fondata tale richiesta. Ho conseguentemente posto al vice sindaco Claudio Zucchi tale problema, invitandolo a trarre le conseguenze da una situazione per la quale, pur senza portare alcuna responsabilità, sedeva in giunta senza aver più alcun consigliere di riferimento. Il vice sindaco Zucchi ha ritenuto di non rassegnare le dimissioni. Sono dunque stata costretta a revocare dall'incarico Claudio Zucchi, con vivo rammarico per il lavoro svolto insieme, per la collaborazione sviluppata in questo periodo, della quale desidero dargli atto anche stasera con profondo rispetto, e ad individuare un assetto di giunta pienamente aderente alla mutata situazione consigliare. Il nuovo assessore è stato da me scelto, così come è avvenuto per tutti gli altri componenti della giunta, sulla base di una rosa di nominativi che mi sono stati proposti dal gruppo consigliare Verso Sesto. Ho scelto quindi l'avvocato Alessandro Piano, che ringrazio di essere qui con noi questa sera, sulla base di una valutazione delle sue competenze professionali e dell'esperienza politica ed amministrativa da lui fin qui sviluppata come consigliere comunale e successivamente come presidente e poi come liquidatore di Energie Locali, incarico dal quale si è dimesso precedentemente alla nomina
e nel quale è già stato sostituito. Nemmeno dimentico il contributo dato da Alessandro Piano alla redazione del mio programma amministrativo nei tavoli di partecipazione dei quali è stato uno dei coordinatori. All'avvocato Piano ho affidato le deleghe della Polizia Locale, della Sicurezza nella Città, della Protezione Civile, del Demanio e Patrimonio, dei Lavori Pubblici. La delega alle politiche sanitarie viene affidata all'assessore Roberta Perego, a logico complemento di quelle delle politiche sociali. Per la funzione di vice sindaco ho ritenuto che Felice Cagliani potesse rappresentare la scelta più adeguata, soprattutto per la lunga esperienza amministrativa, connotata soprattutto sul piano istituzionale. Da prima presidente di un consiglio di quartiere, poi per 18 anni in consiglio comunale, gli ultimi 10 da presidente del consiglio, Felice Cagliani ha il profilo più adeguato per svolgere le funzioni vicarie del sindaco, che comportano anche un rilevante ruolo di rappresentanza istituzionale. Concludo questa breve informativa dicendo che le modifiche della scorsa settimana confermano natura politica e programmatica della nostra amministrazione e la impegnano a rispondere sempre meglio alla domanda sociale e civile della nostra città. Grazie. Grazie al sindaco. C'è un'ulteriore comunicazione, anche un po' lunghetta, però gli consentiamo al sindaco di darcela. Prego. No, prima permettetemi un ricordo in queste triste giornate, perché sono venute a mancare alcune personalità della nostra città, la cui mancanza è stata in alcuni casi improvvisa. Voglio ricordare quindi qui insieme a voi Claudio Mantovani, che è stato per anni uno dei protagonisti della vita del quartiere 3, che ha dato vita anche alle attività dell'ANPI e che è stato tra i promotori, organizzatori fin dall'inizio di questa importantissima iniziativa che coinvolge le scuole, che si chiama Sesto Gioc e che è mancato nei giorni scorsi. È venuta poi a mancare Sara Bianchi, 45 anni, giovane donna giornalista del Sole 24 Ore, figlia di Giovanni Bianchi e di Silvia Barbanti, al quale va tutta la vicinanza di questo Consiglio Comunale. E poi da ultimo oggi abbiamo appreso tristemente della scomparsa improvvisa di Daniela Benotti, ex presidente della cooperativa Icaro, che lei è stata una delle importanti protagoniste cittadine, soprattutto nel periodo forte delle circoscrizioni e dove ho svolto un importante incarico e lavoro nel quartiere 1. Ecco, credo che questi siano momenti tristi per tutta la comunità, perché sono persone che hanno dato tanto, contribuiscono appunto a quello che è un profilo alto della comunità, e perderle così in così breve tempo e molte volte anche inspiegabilmente, anche con una sorta di contronatura, penso soprattutto a Sara Bianchi, credo che sia un momento di commozione collettivo che ci debba tenere uniti. Poi, se mi permettete, volevo farvi un piccolo aggiornamento, vi porterò via poco tempo, rispetto alla città metropolitana e qualche informazione in merito. Poi, vi far, se volete, faccio arrivare anche a tutti voi un testo scritto che forse mi sembra anche potrebbe essere anche oggetto di discussione in consiglio, nella commissione consigliare competente. Allora, secondo il calendario stabilito alla Camera dei Deputati, il prossimo 8 novembre dovrebbe iniziare in commissione a Montecitorio la discussione sul progetto di legge del ministro Graziano Del Rio sulla città metropolitana, il riordino delle province e l'unione dei comuni più piccoli. La data è legata ad alcune scadenze molto ravvicinate. Il 1 gennaio 2014 devono nascere le città metropolitane, tra cui quella del territorio milanese. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 3 luglio scorso, che ha cancellato la legge del governo Monti che aboliva le province, se non verrà approvata la nuova legge entro aprile, a giugno si tornerà a votare per i presidenti di consigli provinciali in scadenza, tra i quali quello di Milano. Gli organi della città metropolitana dell'area milanese entro giugno 2014 devono redigere e approvare lo statuto, in quanto il progetto di legge affida ad ogni città metropolitana il compito di stabilire come regolare la propria vita
ovviamente all'interno di un quadro nazionale. Le città metropolitane sono 9: Napoli, Milano, Torino, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Venezia, Reggio Calabria, ai quali si aggiunge Roma Capitale, che ha però un suo percorso specifico. In questi mesi l'ANCI Lombardia ha creato un apposito dipartimento per approfondire le tematiche legate al tema della città metropolitana. Proprio oggi il Dipartimento ha approvato un documento all'unanimità, tutti i sindaci che ne fanno parte, che avanza le proprie osservazioni al progetto di legge e chiede ai parlamentari milanesi tutti un incontro e di fare proprio queste posizioni per far sì che ci possano essere eventualmente delle modifiche. Se mi permettete vi leggo questo breve documento, poi ve lo posso anche far arrivare. Il Dipartimento Città Metropolitana dell'ANCI Lombardia si è riunito venerdì 11 ottobre 2013. L'ampia discussione sulla proposta di legge avanzata dal Ministro Graziano Del Rio ha portato ad affermare i seguenti punti che vengono inviati a tutti i sindaci, al Presidente della Provincia di Milano e ai parlamentari milanesi. Si esprime soddisfazione perché una discussione che dura da molti anni sembra essere ormai arrivata al momento della decisione. Secondo, pensiamo che sia opportuno prevedere norme speciali e una maggiore gradualità per le città metropolitane con oltre 3 milioni di abitanti, con la possibilità di arrivare successivamente ad una legislazione specifica per Milano, alla luce delle sue peculiari caratteristiche e delle problematiche legate all'Expo 2015. Terzo, si ritiene comunque che si debba permettere alla città metropolitana di approvare statuti secondo le caratteristiche proprie di ciascuna realtà. Quarto, si ritiene assolutamente necessario consentire che il sindaco e il consiglio della città metropolitana per l'area milanese siano eletti con voto diretto da tutti i cittadini prima del 2017. Quinto, nel periodo transitorio è necessario equilibrare la rappresentanza tra capoluogo e altri comuni, dato che il sindaco della città metropolitana è individuato inizialmente in quello del capoluogo. Occorre quindi stabilire criteri di nomina del consiglio e della conferenza che tengano conto della presenza consistente di sindaci e di rappresentanti degli altri comuni. Nella proposta di legge si individua un voto ponderato. Crediamo vadano riviste le proporzioni in senso più favorevole alle realtà diverse del capoluogo, introducendo norme che garantiscano la rappresentanza dei diversi territori, garantendo anche la presenza dei sindaci dei comuni con meno di 15.000 abitanti. Sesto, nel periodo transitorio tra la nascita della città metropolitana e la fine della provincia, bisogna assolutamente fare in modo che non si creino vuoti di potere e di attribuzione di compiti, a cominciare da quelli di controllo che oggi sono in carico all'ente provinciale. Settimo, la città metropolitana deve essere indicata come ambito territoriale ottimale per la gestione dei servizi pubblici e di politiche specifiche, a cominciare da quelle della casa. Ottavo, occorre precisare bene il tema delle risorse. In questo decennio, nello scontro tra concezione centralistica dello Stato e decentrata, non c'è dubbio che la prima sia stata affermata in modo che contraddice il titolo V della Costituzione. In particolare, i tagli delle risorse degli enti locali e l'imposizione di legge sono solo a spese dei comuni, che sono il più diretto referente delle popolazioni e stanno creando problemi economici e di coesione sociale molto pericolosi. Quindi o la città metropolitana potrà contare su entrate proprie e certe, senza che questo comporti alcun aumento della pressione fiscale, oppure aumenterà la sofferenza dei cittadini e la frustrazione di chi amministra. A questo proposito si può recuperare la normativa che era stata prevista all'interno della legge sul federalismo fiscale, nella quale si prevedeva una compartecipazione all'IVA prodotta nei territori della città metropolitana. E questa è la base per un serio federalismo, crediamo. Ultimo punto, la ripetuta affermazione che tutte le cariche sono assolutamente ricoperte in modo gratuito è un cedimento alla demagogia e al populismo. Ricoprire la carica di sindaco della città metropolitana, se è un ruolo che si vuole svolgere seriamente, è un lavoro almeno equivalente a quello di un ministro. Fatta salva la necessità di contenere le spese, di controllare in modo serio tutti i costi, pretendere che la politica sia a costo zero è un attacco alla possibilità che persone che non siano ricchi di famiglia o pensionati possano ricoprire incarichi pubblici di responsabilità. Essere sindaco o consigliere richiede una preparazione che è sempre notevole, ma che in un'area complessa come la nostra è ancora più impegnativa. Difficile pensare
che vogliono assumersi simili oneri gratuitamente persone che hanno una qualificazione importante. Questo sarà il documento che proporremo ai tutti i parlamentari e poi vedremo e vi terremo informati anche sul proseguo della discussione. Se poi ci sarà la volontà da parte della commissione competente di approfondire maggiormente il tema, possiamo magari anche chiedere a qualche deputato di venire e di confrontarsi con il Consiglio Comunale. Grazie al Sindaco. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Scadenza, rata saldo TARES 2013. Modifica della delibera del Consiglio Comunale numero 21 del 27 maggio 2013. La parola al relatore di Commissione, consigliere Vavassori. Prego. Grazie, signor Presidente. Con la delibera numero 21 del 27 maggio scorso, il Consiglio Comunale ha determinato le seguenti scadenze per le rate TARES anno 2013. 31 luglio il primo acconto, 30 settembre il secondo acconto e il 30 novembre il saldo. È stato emanato a fine agosto un disegno di legge che dà la possibilità agli enti locali di approvare entro fine novembre il bilancio di previsione per l'anno 2013. Bilancio da noi già approvato. In quel disegno di legge però vi è la possibilità di rivedere le tariffe TARES. Gli uffici stanno lavorando in tal senso anche per accogliere un ordine del giorno presentato proprio durante l'approvazione del bilancio e votato da tutti i gruppi consigliari, dove si chiedeva di rivedere, se possibile, le tariffe della TARES, fermo restando il tema dell'equità. Alla luce di questo e per queste ragioni, con questa delibera si chiede di spostare al 16 dicembre la scadenza della terza rata, la rata a saldo. Questo per permettere, da un lato, la rivisitazione delle tariffe e dall'altro il successivo invio dei bollettini. A tal proposito, anche in Commissione è stato ribadito che il saldo potrà essere effettuato solo o tramite il modello F24 oppure tramite uno specifico bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale. La ragione per la quale poi è stata scelta come data il 16 dicembre è perché ad oggi vi è ancora un po' poca chiarezza sui tempi di riscossione da parte dello Stato, che stante a una circolare ministeriale dovrà pervenire entro il 31 di dicembre, per cui è stato scelto come termine ultimo il 16 di dicembre per il pagamento della rata a saldo. Per cui si chiede a questo Consiglio di approvare lo spostamento dal 30 novembre al 16 di dicembre. Grazie. Grazie al consigliere Vavassori. Apriamo il dibattito. C'è qualcuno? Prego. Chiesto la parola consigliere Vavassori, prego. Sì, grazie signor Presidente. Semplicemente per ribadire un concetto che trovo abbastanza paradossale, il fatto che gli enti locali possano approvare un bilancio di previsione a fine novembre, quando di fatto si sta già chiudendo l'anno solare, che è una cosa abbastanza folle. Oltretutto, dentro questa follia troviamo anche il fatto che stiamo rivedendo continuamente questa tassa che è la TARES, sapendo già che l'anno prossimo sarà completamente cambiata, quindi un lavoro per le amministrazioni notevole, una notevole perdita di tempo e chiaramente di costi che ricadono direttamente poi sui cittadini se stessi, per andare a pagare una tassa che, come dicevo prima, dall'anno prossimo sappiamo già che sarà nuovamente modificata e quindi andrà nuovamente rivista. Aggiungo poi che questa tassa, come già detto anche durante la presentazione del bilancio, troverà una maggiorazione che va a favore dello Stato e la terza rata addirittura sarà pagata direttamente allo Stato, quindi poi l'ente locale percepirà i soldi, ad oggi non sappiamo quando, quindi è chiaro che questa cosa qua di una tassa che è una tassa per pagare un servizio comunale di cui lo Stato, tra virgolette, si è appropriato di una parte. Grazie. Grazie consigliere Vavassori. Se
se non ci sono interventi passerei subito alla dichiarazione di voto. Quindi procediamo con la dichiarazione di voto. Gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Iosi, prego. Grazie Presidente, astenuti. Grazie. Federazione della Sinistra della Sinistra, consigliere Nossa, prego. No, scusi, Foggetta. Favorevole, credo anche il consigliere Nossa, ma questo lo dirà lui dopo. Non Sinistra Ecologia Libertà, consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. Come diceva Foggetta, sono favorevole. Non so perché mai indovinato. Grazie. Grazie. Gruppo misto, la consigliere Landucci. Astenuti. Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Astenuti. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Astenuti. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Favorevoli. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Astenuti. Gruppo Partito Democratico, consigliere Antonioli. Favorevoli. Favorevoli. Grazie. Quindi sottopongo a votazione la delibera indicata al primo punto dell'ordine del giorno. Inizia votazione, prego. Un attimo che diamo tempo al sindaco di votare, piano piano, aspettiamo. Fine votazione. Consiglieri presenti 24, contrari nessuno, astenuti 9, favorevoli 15. Il consiglio approva. Per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Prego, inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 24, contrari nessuno, astenuti 9, favorevoli 15. Il consiglio approva. Antonioli, micro. Allora, passiamo alla discussione delle mozioni e manifestazioni di intenti. Manifestazione di intenti numero 1, presentata dalla consigliera Antonioli ed altri, relativa al diritto di cittadinanza. La parola alla consigliera Antonioli per l'illustrazione. Grazie. Grazie, signor Presidente. Allora, come consiglieri di maggioranza riteniamo la necessità di modificare la legge sulla cittadinanza, riferendosi in particolare alle ragazze e ai ragazzi di origine straniera nati o cresciuti in Italia. Ricordiamo che l'Italia ha un numero di stranieri residenti che con l'ultimo censimento sono circa 4.570.317 e che i minorenni nati o cresciuti sono all'incirca 1 milione. La normativa italiana prevede per ora il rispetto dello ius sanguinis, invece la nostra proposta è quella di muoversi verso lo ius soli, quindi con un ampliamento della possibilità di ottenere la cittadinanza italiana. Si avrebbe così un raggiungimento dei diritti di molti bambini e ragazzi e ragazze che vivendo e studiando qui tra di noi avrebbero la reale possibilità di avviare un processo di integrazione e di inserimento sociale. Quest'ordine del giorno, se votato, questa mozione, se votata, impegnerà il Consiglio, il Sindaco e la Giunta ad avviare tutte le procedure atte a sostenere la richiesta di cambiamento della legge sulla cittadinanza e impegna il Presidente del Consiglio Comunale a inviare la delibera ai Presidenti della Camera e del Senato, oltre che ai capigruppo dei partiti politici parlamentari. Grazie.
Grazie alla consigliera Antonioli. Su questa manifestazione di intenti può intervenire il sindaco o un rappresentante per gruppo consiliare. Se non ci sono, ha chiesto la parola il consigliere Foggetta. Ne ha facoltà, prego. Sì, leggo. La discriminazione non esisteva nella mia classe, non sentivo alcuna differenza tra me e i miei compagni. Ho la pelle più scura, ma non ero diversa per nessuno. Partecipavo alle gite scolastiche, alle attività creative e a quelle sportive. L'italiano è la mia lingua madre e, nonostante le mie origini, non comprendevo l'hindi. Non comprendo l'hindi, chiedo scusa. Le persone che incontro spesso si stupiscono per il mio accento milanese. Pensano automaticamente che sia nata qui, che sia italiana quanto loro. Però non sanno che non godo dei loro stessi diritti e che ottenere la cittadinanza è più complicato di quanto non immaginino. Questo è un tratto di un articolo che chiesi di pubblicare quando ero coordinatore di una redazione, della redazione del CESPI, che gestiva una piccola rubrica su un giornale locale. È la storia di Sima, una ragazza di 25 anni all'epoca, che aveva passato un anno in India e gli altri 24 qui in Italia, e che un giorno si vede arrivare dal Ministero degli Interni la lettera con la quale le dicono che deve tornare a casa sua, come piace dire a qualcuno. Niente, solo non mi dilungo troppo nel dire che vado a concludere dicendo solo che paradossi come questo sono il motivo per cui questa sera noi della Federazione della Sinistra voteremo favorevolmente a questa mozione. Grazie. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Il diritto di cittadinanza per i bambini nati in Italia da genitori cittadini di paesi stranieri è un tema delicatissimo che rientra nelle questioni dei diritti civili. Le posizioni sono molteplici anche all'interno del Movimento 5 Stelle, non è un problema per noi ammetterlo, a maggior ragione dopo quanto è successo recentemente in relazione alla richiesta di depenalizzazione del reato di clandestinità. Pertanto non c'è una linea politica definita e discussa da tutta la base degli attivisti. C'è chi dice che è un dovere riconoscere questo diritto fondamentale. Un bambino che nasce e cresce nel territorio italiano, che frequenta la nostra scuola e che ha amici italiani e ha tutti gli effetti italiani, è italiano e come tale deve poter essere riconosciuto anche di fronte alla legge. C'è invece chi sostiene che aderire tout court alla regola dello ius soli non è la soluzione al problema della cittadinanza, perché ci si può sentire cittadini italiani senza che questa condizione venga riconosciuta per legge. È vero però che un bambino che nasce e cresce in Italia, che deve essere tutelato come tutti gli altri bambini dalla nostra legge. È disumano che un bimbo possa rischiare di essere sradicato dalla propria realtà solo perché ai suoi genitori non è stato concesso o riconcesso il permesso di soggiorno. Questi bimbi sono italiani e in quanto tali devono essere tutelati. Noi pensiamo che su una questione così importante come questa, così come tutte le altre questioni che riguardano i diritti civili, come il riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto o il testamento biologico, non possa essere solo la politica rappresentativa a decidere. La politica può dare un indirizzo, deve poter valutare tutte le implicazioni legali, deve trovare i paletti e proporre le soluzioni legalmente corrette, ma poi la decisione finale deve essere solo ed esclusivamente riportata nelle mani dei cittadini. Magari tramite un bel referendum propositivo a quorum zero. Se questo strumento fosse utilizzabile, cosa che purtroppo in Italia non è,
Solo per mezzo di un referendum che coinvolga tutti, anche gli stranieri regolarmente residenti e iscritti alle liste elettorali, si potrebbe capire la portata del problema e si potrebbe capire come questo problema viene sentito dai cittadini stranieri. Come mi è capitato di chiedere in commissione quando abbiamo discusso la cittadinanza onoraria, è fondamentale capire se i cittadini stranieri vogliono che gli venga riconosciuto questo diritto, perché nel caso in cui ciò non corrispondesse a una reale necessità, sarebbe il nostro lavoro del tutto inutile. Quindi per noi il punto è proprio questo. Noi stiamo discutendo di dare ai figli dei cittadini stranieri la cittadinanza italiana come atto formale alla loro nascita, ma siamo sicuri che i cittadini stranieri vogliano che venga riconosciuto loro questo diritto? Io al posto loro lo vorrei. Vorrei che mio figlio venisse riconosciuto come cittadino del paese in cui è nato, cresciuto e ha studiato, onde evitare che per un cavillo burocratico a 18 anni non gli venga riconosciuta la cittadinanza. Ma questo è il mio parere personale. Non si può decidere una cosa del genere in base ai pareri personali. Comunque il principio che sta alla base della mozione per noi è condivisibile e pertanto voteremo a favore della mozione. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa, ne ha facoltà. Sì, buonasera. Ma, stasera questa mozione viene presentata, ma secondo me verrà a breve sorpassata dalla storia, nel senso che è la storia che ci suggerisce di presentare queste mozioni. È una storia di civiltà, perché la storia si fa non slegandola alla civiltà. Dico questo per il semplice motivo, il mio intervento sarà brevissimo, che fra 15 anni un ragazzo su 5 sarà straniero in Italia. Dico questo perché una macchina italiana costruita in Turchia è una macchina italiana. Un ragazzo che arriva dalla Turchia è un ragazzo turco. Chiedo scusa di questo paragone molto becero, ma che secondo me può dare atto alla sensazione che ho. Cioè, le merci riusciamo a giudicarle italiane e transitano senza problemi. Le persone hanno delle difficoltà immense, persone che hanno anche delle difficoltà oggettive, se mi permettete questa cosa. Quindi ritengo che questa mozione sia, come tante altre presentate in precedenza, che mi fanno onorare di stare in certe posizioni politiche, sono mozioni che sicuramente ci portano, ci danno uno slancio verso una civiltà, perché una civiltà senza diritti è una civiltà, a mio modo di vedere, monca e a volte anche cieca. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Se non ci sono più, ha chiesto la parola la consigliera Iosa, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Questo Consiglio si è già trovato a discutere di questo tema. In questi giorni poi mi sembra che il problema dell'immigrazione in generale sia scandalosamente sotto gli occhi di tutti. Un problema che più di cittadinanza per nascita in questi giorni ci ha parlato di vita o di morte, di uomini, donne e bambini che arrivano nel nostro paese e che noi paese non siamo in grado di gestire per dimensioni e per quantità. Un problema che per tanto tempo è stato solo nostro e che adesso speriamo venga preso in considerazione dall'Europa. Come nel Consiglio Comunale in cui si decideva di dare la cittadinanza onoraria, ribadiamo la nostra convinzione che l'integrazione nasce da un percorso culturale più ampio, che deve prima coinvolgere i genitori. Ci deve essere un percorso di integrazione dei genitori sul territorio, così che alla nascita i bambini possano prendere la cittadinanza su richiesta dei genitori stessi. Abbiamo già detto che se per i bambini è scontato crescere con bambini di altre provenienze e quindi le differenze non esistono, e aggiungerei grazie a Dio,
non è così per gli adulti o non è così per tutti gli adulti. Noi crediamo che molto si possa ancora fare anche qui nella nostra città. Crediamo ad esempio che il problema che più volte è stato sollevato della moschea, che parla comunque della libertà di culto che nel nostro paese è possibile esercitare, un problema che è diventato prima il problema di via Veneto e adesso il problema di via Luini, in realtà dovrebbe essere un problema di tutti i comuni. Tanti luoghi di culto, esattamente come i cattolici hanno le loro chiese, dove comunque le persone riescano ad esprimere la loro libertà di fede. Crediamo che questo debba essere fatto sia a livello nazionale, visto che questa è una legge di cui noi discutiamo, ma che in realtà passa sopra le nostre teste, perché comunque finché non verrà deciso niente a Roma possiamo segnalare tutto quello che vogliamo, ma comunque non cambierà niente. Io penso però, come diceva il consigliere Nossa, che siccome a breve negli anni questo tema sarà all'ordine del giorno, noi territorialmente potremmo fare ancora molto, soprattutto per gli adulti, perché ripeto, per i bambini è una cosa scontata, per gli adulti della nostra città ancora non lo è. Grazie. Grazie alla consigliera Aiosa. Ha chiesto la parola la consigliera Antonioli, ne ha facoltà, prego. Grazie signor Presidente, volevo fare alcune considerazioni visto che la mozione è stata presentata da noi e in particolar modo da me. Allora, è una piccola analisi nel difendere l'uso dello ius soli e dello ius sanguinis, partendo dal conosciuto significato. Lo ius sanguinis basa il diritto di cittadinanza sulla parentela di sangue, sia cittadina o cittadino italiano, se lo è la mamma o il papà. Questo permette a milioni di italiani nati all'estero, che vivono all'estero e che spesso non sono mai venuti in Italia, di godere dei diritti di cittadinanza con la possibilità di voto per eleggere i parlamentari. Lo ius soli dice invece che sia cittadino nel paese in cui si nasce. Questo ultimo principio, in uso in molti paesi, per esempio la Francia, ha adottato questo principio dal 1515 e lo ritroviamo in molti stati che hanno ricevuto molti immigrati, tra cui milioni di italiani, come gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina e il Brasile. Molti altri, tra cui molti paesi europei come la Germania, la Spagna ed altri, hanno una normativa per acquisire la cittadinanza molto più semplice di quella italiana. Anche qui un piccolo esempio. In Irlanda si ottiene la cittadinanza dai nascituri con solo 3 anni di residenza dei genitori. Da noi in Italia esiste la possibilità, spesso poco reclamizzata, di richiedere la cittadinanza da parte dei giovani e delle giovani nati nel nostro paese, ma devono dimostrare di aver abitato qui senza interruzioni. Può essere fatta al compimento del 18° anno d'età e i ragazzi per richiederla hanno solo 1 anno. Dopodiché, se per caso succede qualche cosa, se i ragazzi lavorano, se i ragazzi non continuano, non vanno all'università, diventano clandestini. Sappiamo bene, però, scusate, una cosa volevo dire, che noi da quest'anno l'informativa la mandiamo a tutti i ragazzi. Sappiamo bene però che la condizione di immigrato è accompagnata a volte o spesso, seconda dei casi, dal ritorno dei bambini nei paesi di origine della famiglia per motivi vari, economici, di cura da parte dei nonni o altro. Mi piace ricordare a tutti che il presidente Napolitano ha più volte chiesto che si mettesse mano a questa legge e se la modificasse. Molti appelli in questa direzione sono venuti da associazioni politiche, sociali e culturali. Anche diverse confessioni religiose si sono rivolte al Parlamento per chiedere una riforma della legge 91, proprio in considerazione delle modifiche demografiche che sono avvenute e che avvengono nel nostro Paese. Sempre più bambini che hanno origine straniera nascono in Italia ed è giusto che la legge italiana cambi e che il nostro consiglio, come quello in altre città, contribuisca a far sì che ci sia un riconoscimento dell'italianità di migliaia di persone.
Vorrei fare una riflessione. La campagna di raccolta firme L'Italia sono anch'io ha avuto l'adesione di centinaia di migliaia di firme che testimoniano la conoscenza civile dei nostri cittadini. Quando abbiamo dato il riconoscimento ai bambini nati a Sesto San Giovanni, i genitori stranieri, quando prendevano l'attestato, erano orgogliosi e alcuni erano anche emozionati. Infine, mi permetto di rammentare che dobbiamo pensare non tanto alla terra dei nostri padri, quanto piuttosto alla terra dei figli, cioè al futuro del futuro. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Se non ci sono più interventi, darei la parola all'assessore Iannizzi. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Ma questa mozione che appunto viene presentata in realtà è molto in linea con quelle che sono delle scelte che questa amministrazione ha compiuto nel corso di questo anno. Ricordo, perché lo è stato appena poi in realtà fatto anche da qualcuno di voi negli interventi, lo scorso 2 giugno, in cui questa amministrazione ha dato in una cerimonia pubblica, in una festa, in quella che è stata veramente una festa, ha dato la cittadinanza onoraria a tantissimi bambini e bambine, figli di genitori migranti e che sono residenti a Sesto San Giovanni. E questo è avvenuto grazie al fatto che questo Consiglio Comunale ha deliberato e ha deciso quindi di dare il via a questo atto, che era un atto, ne abbiamo discusso tanto, simbolico, politico, entrambe le cose, insomma, e che però voleva in qualche modo rappresentare sicuramente un gesto di accoglienza nei confronti di questi bambini e di queste bambine, ma anche quello che questa mozione poi a un certo punto chiede proprio, no? Perché dice: impegna il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta ad attivare tutti gli atti e procedure necessarie a sostegno del riconoscimento della cittadinanza per lo Ius Soli. Certo, non era un atto formale, perché questo non poteva essere fatto, ma era sicuramente un atto simbolico che voleva anche, lo abbiamo esplicitato anche più di una volta in questo Consiglio Comunale, ma anche in occasioni pubbliche nelle quali poi abbiamo avuto la possibilità di dare la cittadinanza, non soltanto a quei bambini. C'è stata poi, come dire, quella che tutti ci ricordiamo sicuramente, della cittadinanza invece ai bambini e alle bambine Sahrawi, che ha generato, insomma, in città anche un altro dibattito. Dicevo, è stato un gesto simbolico, è stato un gesto per chiedere proprio attraverso questa azione al nostro Parlamento di ripensare alla questione dello Ius Soli e dello Ius Sanguinis, proprio in considerazione del fatto che lo Ius Soli ci sembra sicuramente una politica verso la quale andare. Aggiungo semplicemente una cosa proprio veloce, perché prima la consigliera del 5 Stelle, se non ricordo male, diceva forse bisogna prima chiedere, no, a loro se veramente la vogliono. Mi sembra interessante. Io quello che posso dirle è che quello sono i ritorni che abbiamo avuto da queste centinaia di mamme, papà e relativi chiaramente bambini e bambine, a cui abbiamo dato la cittadinanza onoraria, tra l'altro non quella reale, perché appunto non era nella nostra facoltà. Le risposte sono state molto positive e anzi in alcuni casi c'è stata quasi la delusione, no, dell'avere come dire, la cittadinanza onoraria e nel non poter aver avuto invece la cittadinanza vera e propria, perché questo era quello che ritenevano, come dire, potesse essere un diritto dei loro bambini e delle loro bambine. Quindi è stata una risposta assolutamente positiva. Certo, non è rispetto a quella che mi immagino si poteva pensare
un'interrogazione che potesse arrivare a tutta l'Italia sicuramente non è rappresentativo, però è significativo, no? Ci restituisce sicuramente un quadro di adulti, ma non soltanto, di bambini e bambine, che in realtà questa cittadinanza, che appunto qualcuno si chiede la vogliono o non la vogliono, in realtà la vogliono, quindi ben vengano insomma mozioni come queste. Grazie all'assessore Annizzi. A questo punto metto in votazione la manifestazione di intenti numero 1 presentata dalla consigliera Antonioli. No. Inizio votazione, prego. Questa è una manifestazione di intenti, non è prevista. È una manifestazione, consigliere La Miranda. Prima di andare in votazione, se vuole intervenire. È stata registrata come manifestazione di intenti. L'articolo 63 stabilisce 5 minuti per ogni gruppo. Allora la documentazione, scusi Presidente, le chiedo di fornire la documentazione idonea, perché qui c'è scritto addirittura ordine del giorno. E non nessuno si è mai preso la briga di rettificarla. No, quindi, capito, scusi, ho detto sulla copia che abbiamo noi a disposizione c'è scritto ordine del giorno per giunta, neanche manifestazione o mozione. Chiedo scusa. Io ordine del giorno, mozioni e manifestazioni. Mi attengo al documento che viene fornito dall'amministrazione, scusi, col numero di protocollo e tutto il resto. C'è scritto ordine del giorno per giunta. Quindi, tanto è vero che quella successiva c'è invece scritto mozione. Non è quello il problema. Credo che comunque, dovendo esprimere un voto, abbia diritto ogni gruppo di manifestare pubblicamente la propria posizione. A me agli altri risulta manifestazione di intenti. Presidente, quello che risulta a lei, io do quello che ho io come capogruppo, c'è scritto ordine del giorno, io credo che non è che l'amministrazione mi fornisca un documento falso a me tanto per far polemiche inutili, no? Comunque, consigliere La Miranda, non era né una né l'altra, eh? È un ordine del giorno, a prescindere. Prego.
Allora la trattiamo come mozione, quindi lei può intervenire. Se non vuole intervenire passiamo alla dichiarazione di voto. Sì, adesso procediamo con la dichiarazione di voto. Iniziando col gruppo Giovani Se Stessi, consigliera Iose, prego. Grazie Presidente, astenuti. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Favorevole. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Favorevoli, grazie. Gruppo misto, consigliere Landucci, che è assente. Popolo del Movimento 5 Stelle, consigliere Franciosi. Grazie Presidente. Allora, io spero che non sia stato mal interpretato il mio intervento, perché il Movimento 5 Stelle è a favore di questa mozione, quindi voteremo a favore della mozione. La possibilità di proporre un referendum rientra nell'ottica della discussione di tutti i diritti civili che sono stati discussi negli anni passati tramite di referendum. Quindi semplicemente sottolineare questa opzione e farla rientrare nelle possibili alternative che la cittadinanza ha per esprimere la propria opinione, non la vedo non in linea con l'essere favorevoli a questo tipo di mozione. Grazie. Grazie. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Grazie signor Presidente. Ma due parole mi competono, non per fare polemica, perché credo che non siano le sedi opportune per affrontare questi temi che sicuramente possono essere oggetto di discussione neanche in ambito nazionale, ma sovranazionale, perché questo ormai non è più un tema che ci appartiene, né a livello di comunità locale né a livello di comunità nazionale. È un problema che si sta ponendo e si porrà per l'Europa. È l'Europa che deve decidere che popolo vuole essere. Settimana scorsa, in coincidenza manco a farla apposta con il dramma di Lampedusa, la Corte di Bruxelles, il Parlamento di Bruxelles finalmente ha legiferato sul pattugliamento europeo delle coste europee, individuando le aree dove ci saranno maggiori investimenti di soldi e di forze di polizia internazionali, quindi non verranno più pattugliate dalle nostre forze di polizia quali forze dello Stato italiano, ma quali forze dello Stato di polizia europeo, perché molti non lo sanno, ma esiste anche la polizia europea, che poi di volta in volta si è rappresentata dalle forze di polizia dei vari Stati, ma se andate a vedere sulle divise quando operano come forze di polizia europea, hanno il doppio simbolo, quello dello Stato di appartenenza dell'esercito o delle forze di polizia, e più hanno il logo esattamente delle forze di polizia europee, un po' su quando c'è anche la missione di ONU o di altre forme di questo genere. Quindi io credo che questo in realtà è il vero tema e la vera sollecitazione che avreste dovuto fare, cioè invitare i nostri parlamentari a essere i veri motori di questa modifica, se necessaria, in ambito europeo, perché è da lì che cambia tutto, perché se i confini non hanno limiti, non deve avere limiti neanche l'eventuale diritto di cittadinanza in nessun paese. La consigliera capogruppo Antognoli ha ricordato che la Germania ce l'ha. No, la Germania non ha lo ius soli. La Germania ha lo ius sanguinis e a 18 anni si può diventare cittadini tedeschi. La Francia ce l'ha in una forma anomala che è legata ai paesi coloniali, non è lo ius solis tu cur. Io sono d'accordo con lei quando mi dice a 18 anni in Italia deve essere maggiormente divulgato la possibilità e magari deve essere lasciato più ampio margine, perché è impensabile da una dimenticanza amministrativa far decadere di un diritto così importante. Ma bisogna conclamare un certo periodo di stabilità, perché pensare ad esempio che in Italia si venga solo per procreare, generare figli per dargli il diritto di cittadinanza e poi il giorno dopo trasferirsi in Francia è esattamente l'opposto dell'intento intelligente o virtuoso che può avere invece una riforma dello ius sanguinis. Così come si creerebbe, bisognerebbe capire poi con convenzioni ad hoc, come invertire il problema di quando poi il cittadino figlio diventato italiano si reca nei paesi
di origine dei genitori e non ha il visto d'ingresso, perché il cittadino italiano non è più di quei visti. Per entrare in quei paesi, quale ad esempio la Cina, ci vuole un iter particolare, o in altri paesi ancora più restrittivi del Medio Oriente. Quindi in realtà si vengono a creare una serie di problemi che non siamo noi più delegati a decidere o a sollecitare, ma è l'Europa che deve prendere decisioni serie e concrete del suo futuro. E sono d'accordo con Nossa quando dice i prossimi 15 anni, 20 anni ci saranno trasformazioni notevoli per il continente europeo. Ed è qui sicuramente che sono i nostri parlamentari, i nostri rappresentanti in Europa che devono intervenire. Non certo noi umili consiglieri comunali che possiamo essere solo di stimolo, ma pensare addirittura che dobbiamo pensare a una riforma degli jus solis in termini nazionalistici, senza pensare che poi di là dal confine c'è un quadro normativo completamente diverso, questo è da scellerati o da persone non avvedute sul futuro dell'Europa, al pari se lo facessero anche gli altri stati europei, perché quello che è il difetto originario dell'Europa è la mancanza di un quadro normativo unitario nelle procedure, nel commercio, nel diritto penale, nel diritto civile, che crea queste discrasie e queste situazioni di incompatibilità, ad esempio in varie situazioni europee, perché vi cito un esempio che ho scoperto pochi giorni fa. L'accattonaggio, il vagabondaggio in Olanda è reato. Vi sembra normale una cosa del genere? Ecco, vede, queste sono le cose dove ancora ci bisogna apportare una omogenizzazione su tutte le tematiche. Allora, in quel senso, ci sarà la mia disponibilità a affrontare e discutere questi argomenti. Diversamente, personalmente, c'è l'assoluta contrarietà. Grazie al consigliere La Miranda. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Grazie Presidente, dirò anch'io brevemente due parole, perché effettivamente ritengo che per la situazione attuale e per il futuro sia effettivamente un'opportunità ampliare i requisiti per la concessione della cittadinanza italiana, proprio perché questi bambini vivono insieme ai nostri figli, calcolano la nostra terra, vivono all'interno dei nostri territori e molto spesso il processo è inverso, prima si parlava degli adulti, molto spesso il processo è inverso, perché se questi bambini vivono in mezzo a noi e gli si danno gli stessi pari diritti dei bambini italiani, compreso la cittadinanza, un domani saranno loro i portatori dell'integrazione, perché si formeranno insieme ai nostri figli, saranno un seme. Io ritengo che questa cosa possa essere un investimento per il futuro e che secondo me è una cosa importantissima per vincere quelle resistenze che spesso, quando si incontrano anche persone adulte di diverse etnie, di diversi paesi, si incontrano anche delle resistenze che molte volte durano da anni e che vengono altre volte anche alimentate dalla politica nostrana, che di questo ne fa campagna elettorale. Quindi credo che questo sia un punto per partire con un investimento per il nostro futuro. Grazie. Il nostro voto quindi sarà favorevole. Grazie al consigliere De Noia. Gruppo Sesto nel Cuore. Grazie Presidente. Caponi, prego. Anch'io ho inteso sintetizzare nella dichiarazione di voto la nostra posizione come gruppo politico. Innanzitutto c'è da dire una cosa, che la tragedia degli ultimi giorni, ma soprattutto anche degli ultimi anni, perché il fatto di Lampedusa è il punto finale di una storia che si ripete, perché negli ultimi anni sono morte più di 5.000 persone nel canale di Sicilia, una media di 5 persone al giorno. Questo è veramente una tragedia che poi deve portare tutti noi ad una massima attenzione, merita rispetto, e credo che il tema del diritto della cittadinanza introdotto come argomento questa sera sia un argomento altamente delicato, direi quasi specializzato per quanto riguarda l'ambito di discussione. Noi crediamo che sia un argomento di carattere sovracomunale. Ripeto, è un argomento di massima e particolare delicatezza e quindi non credo che possa trovare un luogo così in un dibattito serale anche affrettato su un tema così, così importante. Anche perché la politica spesso si contraddistingue per ipocrisia, un'ipocrisia che ho visto spesso nei telegiornali e nelle facce dei nostri politici quando si disperano per questi fatti, per queste tragedie. Beh, io credo che allora la politica deve partire e dare anche delle risposte partendo un po' più dal basso, e la dimostrazione la stiamo dando anche noi questa sera, perché pur toccando un argomento così importante come quello del diritto alla cittadinanza, sono le ore 10:30, siamo a discutere la prima mozione
ovvero un consiglio comunale che dovrebbe essere dedicato alla soluzione dei problemi concreti. L'esempio ne è venuto poco fa in sede di interrogazione, dove abbiamo assistito a interrogazioni presentate mesi e mesi or sono, e quindi questo dimostra come la politica non sia al passo dei tempi. Una dimostrazione di dare una mano e voler veramente aiutare queste povere persone potrebbe essere anche data affrontando uno dei temi contenuti in questo plico di mozioni che giacciono ormai da tempo, da quasi un anno, ed è la cosiddetta casa del volontariato, quelle persone che si trovano in difficoltà seria e che potrebbero trovare aiuto attraverso una politica che riesce a dare delle risposte nell'immediato. Ovviamente temo che anche questa sera l'argomento che ho posto all'ordine del giorno, che ho chiesto che venga discusso in Consiglio Comunale, verrà postdatato a una data ancora da destinarsi. Questo con grave discapito, soprattutto con un atto di mancanza di rispetto alle tante persone che dedicano la propria attività per il prossimo e soprattutto quelle persone che potrebbero ottenere un aiuto da queste associazioni che operano così in maniera benemerita sul territorio. Detto questo, il nostro voto sull'argomento del diritto di cittadinanza, proprio per le motivazioni che abbiamo detto, è un voto di astensione, proprio perché non vogliamo essere ipocriti. Grazie consigliere Caponi. Gruppo Partito Democratico, consigliere Antonioli, prego. Grazie signor Presidente. Allora, il nostro voto sarà un voto favorevole. Prima, consigliere La Miranda, io non ho detto che in Germania e che in Spagna hanno il, cioè non c'è il diritto di cittadinanza per chi, per quando nasce un bambino, ma ho detto che la normativa per acquisire la cittadinanza è molto più semplice di quella italiana. Allora, qui non c'è nessun ipocrita. Noi pensiamo che veramente possa partire da noi con un nostro stimolo come consiglieri, semplicissimi consiglieri comunali, che non siamo in Parlamento, ma che possiamo dare una spinta attraverso il sindaco, attraverso la nostra giunta, per far sì che anche a Roma siano messi a conoscenza che noi vogliamo che questa legge sul diritto di cittadinanza abbia inizio. Questo è un nostro compito. Per quanto riguarda il volontariato, io sono pienamente d'accordo, ma se non hanno la forza queste associazioni del volontariato e ad avere anche qualche cosa in mano per far sì che possano lavorare con più tranquillità, noi ci ritroviamo che abbiamo i nostri immigrati, grazie alla Bossi Fini, che diventano clandestini, ai quali vengono sparati in mezzo al mare, i quali annegano e devono stare anche 18 mesi in condizioni bestiali, praticamente sequestrati dallo Stato italiano, che perlomeno dovrebbe essere uno Stato che riconosce i diritti umani. Io penso che qui di ipocrisia non ce n'è. Stiamo attenti quando diciamo determinate frasi, consigliere Caponi, perché veramente fare del volontariato dobbiamo pensare anche a queste persone, a come vivono in queste condizioni. Io scusatemi, vorrei dire altre cose, ma vado fuori tema. Quindi io penso che le persone non vengono verso l'Europa perché siamo più belli o perché il clima da noi è più fresco e piove un po' di più. Non stanno scegliendo una vacanza. Vengono qui perché si devono difendere dalle bombe e difendere dalla fame. Adesso io concludo questo mio intervento prendendo le parole in prestito da Concita De Gregorio, che ha scritto: per trovare una soluzione è necessario, perché non bisogna lasciarli più lì a morire, ed ha aggiunto: questa non è una posizione politica, è una declinazione di un essere umano. Chi preferisce che anneghino faccia i conti con se stesso. E io poi però aggiungo: sarà ripagato con la stessa moneta. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Quindi metto in votazione la mozione numero 1 presentata dalla consigliera Antonioli ed altri. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 1, astenuti 3, favorevoli 17. Il consiglio approva.
Procediamo con la mozione numero 2, presentata dal consigliere Nossa, in merito all'applicazione e ratifica della Convenzione ONU sui diritti dei disabili. Prego la parola al consigliere Nossa. Sì, grazie. La leggo perché leggendola probabilmente vi è dentro anche il mio intervento, o quasi. Il 13 dicembre 2006 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il testo della Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità. Il 30 marzo 2007 il governo italiano ha sottoscritto questa convenzione. Il 28 novembre 2008 il Consiglio dei Ministri ha inviato al Parlamento il decreto legge di ratifica della Convenzione, determinando l'impegno del nostro Paese ad adeguare la legislazione ai principi delineati della Convenzione. Con la legge 3 marzo 2009, che è una legge fondamentale, numero 18, il Parlamento italiano ha ratificato questa Convenzione. Il testo della Convenzione è il risultato di un percorso di partecipazione attiva delle persone con disabilità, costituendo uno strumento essenziale per la tutela e la promozione dei diritti umani nelle persone con disabilità. Nella Convenzione si riaffermano l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza, l'interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, la necessità di garantire il pieno godimento dei suddetti diritti fondamentali senza nessuna discriminazione. Anche nella nostra città molto ancora c'è da fare per il pieno godimento dei diritti fondamentali. Una recente indagine fatta dall'ASPED, l'ASPED è un'associazione creata recentemente, l'associazione se stesse persone disabili, ha rilevato ad esempio che su 55 studi medici di base nessuno è accessibile autonomamente. 21 hanno un accesso condizionato alla presenza di un accompagnatore e i rimanenti 34 sono inaccessibili ai disabili. Le persone con disabilità affrontano spesso quindi difficili condizioni che sono soggette a molteplici e più gravi forme di discriminazione. La Convenzione è un documento di portata storica, vincolante per i diritti, la dignità e le pari opportunità delle persone con qualsiasi tipo di disabilità. La Convenzione, con i suoi 50 articoli, si riferisce a tutti gli aspetti relativi alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, che sono considerati tutti gli effetti all'interno dei diritti alla vita, alla tutela giuridica e alla sicurezza, al diritto alla protezione sociale, all'istruzione, garantendo che i cittadini disabili non siano esclusi dal sistema educativo generale e che i minori disabili siano perfettamente integrati nella scuola pubblica, gratuita ed obbligatoria. La Convenzione mira a riconoscere i diritti della persona in quanto tale, il diritto di ogni individuo di essere innanzitutto bambino o bambina, uomo o donna, contrastando ogni forma di discriminazione diretta o indiretta e garantendo pari opportunità per tutti. La Convenzione assegna un ruolo fondamentale alle organizzazioni dei disabili, sia nel processo di sviluppo che nell'applicazione della legislazione e delle politiche atte ad attuare la Convenzione. Nei processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, le stesse organizzazioni devono essere consultate con attenzione e coinvolte attivamente. La Convenzione sancisce il passaggio di un nuovo approccio culturale verso la disabilità che si concretizzi nella formulazione di azioni politiche realmente inclusive. Per favorire il suddetto passaggio è necessario riconoscere e valorizzare le diversità e tutelare tutti i diritti umani attraverso principi contenuti nella Convenzione dell'articolo 3, quali il rispetto della legalità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l'indipendenza delle persone, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società, il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa, le parità di opportunità, l'accessibilità, la parità tra uomini e donne, il rispetto per lo sviluppo della capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità. Il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni a questo punto impegna la Giunta a, se venisse votata questa mozione favorevolmente, adottare i principi della Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, applicando le norme della stessa nei regolamenti, nelle politiche e nei servizi di propria competenza. Favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle persone con disabilità e di tutte le associazioni che le rappresentano in tutte le fasi dei processi di costruzione delle politiche di sviluppo, comprese quelle decisionali. Chiedere al Governo, al Parlamento e alla Regione di prestare una maggiore sensibilità finalizzata a incrementare il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, oltre a garantire risorse economiche al Fondo sulla non autosufficienza e attivare le risorse per attuare politiche di inclusione delle persone con disabilità. Promuovere l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione al fine di favorire una nuova cultura sulla disabilità basata sul rispetto dei diritti umani, l'eliminazione di barriere, ostacoli e discriminazioni, il sostegno alla piena inclusione e partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, così come stabilito dall'OMS.
pubblicare permanentemente sul sito istituzionale del nostro comune il testo della Convenzione ONU. Grazie, scusate se l'ho letto velocemente, ma era per dare spazio alla discussione. Grazie al consigliere Nossa. Quindi dichiaro aperto il dibattito su questa mozione. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Siamo abituati a considerare le disabilità come caratteristiche che producono difficoltà nel rapporto con l'ambiente circostante e di conseguenza cerchiamo di aiutare le persone disabili nei disagi che quotidianamente incontrano. Secondo noi è invece necessario cominciare ad intendere questo svantaggio come una caratteristica dell'ambiente urbano e non dei cittadini, ribaltando così la prospettiva e guardando il problema da un altro punto di vista. Bisogna quindi iniziare a pensare alla città come se la città fosse disabile e logicamente è su di essa che va incentrato il lavoro di adeguamento. Dobbiamo iniziare a considerare le persone disabili non come portatori di un handicap, ma come portatori di un'agibilità. In questo senso, se questi nostri concittadini non dovessero incontrare difficoltà nel vivere la nostra città, significherebbe a maggior ragione che tutti i cittadini non ne incontreranno. Riteniamo quindi fondamentale passare da un welfare di protezione ad un welfare di inclusione. Ci permettiamo a tal proposito di proporre, così come altri gruppi del movimento in relazione a questo tipo di mozione hanno proposto nei loro comuni di riferimento, l'istituzione, ovviamente a titolo gratuito, di una sorta di disability manager che dovrebbe essere una persona da ricercare all'interno del personale comunale già formato e dedotto della nostra realtà, che dovrebbe svolgere la figura di riferimento, essere un punto di riferimento per sviluppare percorsi di inclusione dei cittadini con disabilità. Come Movimento 5 Stelle riteniamo che questa mozione sia un primo tassello fondamentale per raggiungere l'obiettivo straordinario di creare le condizioni per garantire per la vita di ogni individuo il diritto inviolabile all'autodeterminazione. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Se non ci sono interventi, darei la parola all'assessora Perego. Prego. Sì, allora, grazie Presidente. Rispetto alle proposte, agli impegni a cui ci vincolerebbe appunto tale mozione nel caso in cui venga approvata, cosa che io auspico appunto da parte di questa seduta consigliare, direi che su alcune cose possiamo intervenire fin da subito, banalmente la pubblicazione della Convenzione ONU sul portale del Comune, come continuare nella nostra azione di sensibilizzazione rispetto a Regione e Governo per quanto riguarda gli interventi a favore della disabilità, e faccio riferimento agli interventi di natura economica, nel senso che l'abbiamo sempre detto quanto per noi sia importante chiedere con forza che quei fondi, quali fondo per la non autosufficienza e il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, non solo non vengano in qualche modo diminuiti, ma addirittura vengano implementati, perché sono quelli attraverso cui passano gran parte degli interventi anche di natura sperimentale e che possono davvero avviare nuovi servizi. Rispetto ai principi che sono elencati nella Convenzione, possiamo anche rivendicare comunque un'attenzione alla disabilità che è una tradizione
del nostro comune, che ancora cerchiamo, nonostante le fatiche anche di natura economica, di porre come prioritaria, banalmente, il sostegno agli alunni con disabilità, non solo nella scuola, dalla scuola materna, ma fin dall'asilo nido con l'assistenza ad personam, quindi accanto, nel caso della scuola, l'insegnante di sostegno, l'educatore e quindi il sostegno educativo. Esattamente come tutto il discorso dell'accessibilità per le persone disabili, che ci ha visto impegnati e tuttora sta vedendo il lavoro degli uffici, in particolare l'ufficio della comunicazione e dei lavori pubblici, a seguito dell'approvazione di una delibera di giunta a proposito della segnalazione sulle locandine degli eventi, dell'accessibilità o meno dei luoghi, cioè piccoli segni però che dicano alla città come per noi sia importante monitorare l'accessibilità dei luoghi anche alle persone che evidentemente potrebbero avere dei problemi a fronte delle barriere architettoniche. Altra cosa, mi permetto di fare riferimento alla richiesta appunto di considerare l'opzione del disability manager che ha proposto la consigliera Franciosi. Faccio presente che nel programma del sindaco, nel programma elettorale del sindaco, e tuttora gli uffici la stanno valutando la possibilità sulla scorta appunto di alcuni esempi di comuni dove questo è già stato istituito. Grazie all'assessore, se può spegnere il microfono, grazie. Quindi procediamo con la dichiarazione di voto. I giovani sestesi, la consigliera Iosa, è assente. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta, prego. Sì, sono 6 anni che per volontariato mi interfaccio con la disabilità, quindi sia a livello personale che a nome della Federazione della Sinistra il mio voto sarà favorevole. Dopodiché ci tenevo a una piccolissima puntualizzazione. Io adesso non so a che punto della scala si collochi sesto all'interno dei comuni italiani. So assolutamente da tutte le esperienze all'estero che l'Italia è terribilmente indietro su questo punto, sia a livello logistico che a livello culturale, perché cose come ad esempio le macchine parcheggiate sulle discese, di fronte e di fianco alle discese dei marciapiedi, sono una peculiarità del tutto nostrana. Favorevole. Grazie. Federazione Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Chiedo scusa, Sinistra Ecologia e Libertà. Sinistra, sì. La senza federazione, no, ma non è un problema, era solo un appunto per i verbali, ma va bene, è meglio abbondare che difficile, come si usava a dire. No, allora, noi saremo favorevoli, siamo favorevoli al di là del fatto del perché l'abbiamo presentato e quindi, vabbè, ci sembra, come dire, una conseguenza, passatemi il termine, ma soprattutto perché noi siamo convinti e coscienti che sia necessario riconoscere e valorizzare le diversità. La nostra ricchezza sono le diversità, in questo ambito come in tantissimi altri ambiti, e di conseguenza tutelare tutti i diritti umani attraverso i principi contenuti, in questo caso, nella Convenzione. Siamo oltremodo del parere, noi di SEL, che un sistema sociale giusto non è quello che ci rende tutti uguali, ma è quello che ci tutela e ci sostiene nella nostra differenza dall'altro. Grazie. Grazie. Consigliera Iosa, vuoi fare la dichiarazione di voto? Che era assente prima. Prego. Mi scusi, noi votiamo favorevole. Grazie. Gruppo misto, la consigliera Landucci, prego. Favorevole. Grazie. Movimento 5 Stelle, consigliera Franciosi. Grazie Presidente, noi voteremo a favore della mozione, grazie. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Favorevole. Grazie. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Favorevole. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Favorevoli. Grazie. Partito Democratico, consigliere Antonioli. Favorevole. Grazie. Allora mettiamo in votazione la mozione numero 2 presentata dal consigliere Nossa. Inizia votazione. Fine votazione.
Consiglieri presenti 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 22. Il Consiglio approva all'unanimità. Passiamo alla mozione numero 3 presentata dal consigliere Pavan ed altri relativa alla richiesta di interramento dell'elettrodotto di via Sottocorpo. La parola al consigliere Pavan, prego. Grazie Presidente. La mozione riguarda ancora un argomento che è stato altre volte trattato da questo consiglio ed è relativa all'interramento dell'elettrodotto di via Sottocorpo. Sono state più volte fatte delle osservazioni e ci rendiamo conto che ci sono delle grosse difficoltà per quanto riguarda il coordinamento e l'integrazione dei vari interventi che si devono predisporre per riuscire a attuare questo interramento. Resta il fatto che questo periodo è un periodo un po' particolare anche perché abbiamo in programma la realizzazione del parco della Mediavalle dell'Ambro e quindi è chiaro che si dovrebbero fare questi lavori anche proprio per cercare di evitare di dover rifare più volte determinati interventi sempre nella stessa zona. Ricordo poi che, almeno da quello che mi hanno riferito gli abitanti della zona, questo elettrodotto è stato edificato, è stato eretto in tempi brevissimi, in effetti, quasi alla chetichella. Resta il fatto che da allora si sono senz'altro prodotti dei problemi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista probabilmente delle emissioni di radiazioni elettromagnetiche, ma anche naturalmente per quanto riguarda il rischio per la salute. Noi dobbiamo tenere presente che proprio poco tempo fa, a proposito delle varie rilevazioni che sono state fatte in una situazione, non dico analoga, ma una situazione di grave rischio per la salute pubblica che riguarda appunto l'Ilva di Taranto, si è visto che era stato riscontrato un aumento del 27% di patologie tumorali e non nell'area in seguito proprio all'emissione di sostanze sicuramente nocive. Ora, oserei dire che l'amministrazione aveva già dato prova di interessamento per quanto riguarda questo problema. Resta però il fatto che la situazione langue, che le decisioni non vengono prese e la popolazione sicuramente si lamenta anche questo ritardo. Ci sono sicuramente molti enti che devono essere messi d'accordo per questo, resta il fatto che probabilmente le scelte vanno fatte anche perché se noi guardiamo cosa succede nella vicina Svizzera, dove sicuramente dal punto di vista sia logistico che orografico la situazione del territorio è molto più problematica della nostra, già da tempo hanno deciso dell'interramento di tutti questi elettrodotti. Quindi, al di là chiaramente delle varie interpretazioni numeriche, ma sia per quanto riguarda la tutela della salute della popolazione circostante, chiediamo naturalmente all'amministrazione comunale di farsi carico in prima persona della risoluzione del problema. Grazie. Grazie al consigliere Pavani. Dichiaro aperto il dibattito per questa mozione. Prego. Chiesto la parola la consigliera Antonioli. Prego. Sì, grazie signor Presidente. Scusi, siccome domani è stata convocata la seconda commissione per discutere proprio di questa, sull'interramento dell'elettrodotto, allora io a questo chiederei per cortesia una sospensione in modo che ci confrontiamo e poi cerchiamo di capirci un attimino. Se siete tutti d'accordo, sì, 5-10 minuti, non di più, perché noi crediamo
portare via tanto tempo. Chiedo una sospensione, se è possibile, di 5-10 minuti per poter discutere un attimo. Prego, consigliere Caponi. Grazie Presidente, ma io francamente non capisco, cioè l'abbiamo presentata esattamente un anno fa, domani, cioè sono passati 364 giorni dalla presentazione di questa mozione, dobbiamo ridurci a discutere il giorno dopo in commissione che si discute il giorno prima in Consiglio Comunale e chiediamo comunque la sospensione per parlare della vicenda, francamente non diamo una bella impressione, non facciamo bella figura con la cittadinanza che sta soffrendo di questo problema. Quindi tempo ne abbiamo avuto per documentarci, per prepararci, per parlarne e penso anche gli uffici per poter prendere in dovuta considerazione la vicenda. Non credo che siano questi 5-10 minuti in più che debbano comunque spostare ancora una volta affrontare questo tema. Quello che oggi deve essere fatto da parte della maggioranza, da parte del Consiglio Comunale, è decidere se affrontare in maniera concreta il problema e se accogliere quelle che sono le nostre richieste con la mozione. Punto, basta, cioè non c'è altro da fare. Questioni sono state, mi sembra, ampiamente chiarite ed è un argomento che dovrebbe essere ormai conosciuto a tutti i consiglieri comunali e anche all'amministrazione. Ribadisco e ripeto solo che l'abbiamo presentata esattamente 364 giorni fa. Grazie. Ha chiesto la parola la consigliera Pennasi. Grazie Presidente, volevo un attimo ricostruire quello che è successo perché sennò non si capisce come mai domani c'è la commissione di un argomento viene trattato questa sera. La commissione è stata richiesta con una lettera che mi è pervenuta in data, se non ricordo male, 31 luglio, quando ormai i lavori di questo Consiglio erano terminati, eravamo nella pausa estiva, a firma del consigliere Cremonesi e della consigliera Franciosi, per cui al rientro, insieme ad altre due tra l'altro, una richiesta di altre due commissioni, quindi al rientro dalla pausa avevamo concordato che avremmo sulla base anche delle delibere che dovevano passare in commissione, concordato un calendario insieme. Così abbiamo fatto, diciamo, seguendo un po' l'ordine con cui erano state presentate due commissioni appunto su richiesta di alcuni consiglieri e questa per un caso del calendario, diciamola così, è stata messa appunto in agenda per domani e convocata. Poi contemporaneamente abbiamo realizzato, ne abbiamo parlato nella commissione che c'è appena stata sulle piste ciclabili, sempre la seconda commissione, che effettivamente succedeva il contrario di quanto succede normalmente, cioè normalmente gli argomenti si approfondiscono in una commissione dove è un luogo anche di studio dove magari si può anche immaginare di portare degli esperti nel caso servissero e poi si va a fare un dibattito in consiglio. Io l'unico contributo che posso, io ovviamente la commissione l'ho convocata per domani e sono disposta anche a tenerla. Io penso sempre che, diciamo, nel rispetto un po' dei tempi nostri e degli organi istituzionali, nel momento in cui andiamo a discutere oggi questa mozione, non ho nulla in contrario, ma la approfondiamo tra di noi in consiglio, ascoltiamo l'assessore, arriviamo a una votazione. Non vedo che cosa, sinceramente, ne parlavo prima con la collega Cremonesi, potremmo a questo punto discutere domani in commissione. Quindi dal mio punto di vista, ma è proprio una questione, diciamo, più, come posso dire, organizzativa, sono aperta al confronto, al mio punto di vista, se questa sera affrontiamo la discussione qua, arriviamo a un voto, a questo punto consideriamo che magari la commissione la possiamo calendarizzare tra due mesi, quando ci saranno delle novità, magari portando degli esperti, ed evitiamo di fare una commissione su un tema che stasera affronta quest'Aula, che è sicuramente di ordine superiore a una commissione consigliare, e vota, tra l'altro. Quindi questa era un po' la mia proposta, proprio nel rispetto anche di non sprecare del tempo e dei costi che ci sono nel fare proprio la commissione il giorno dopo il voto in consiglio. È un caso per cui questa cosa è successa, nel senso che i processi sono andati avanti in parallelo. Dal mio punto di vista, infatti mi ero anche confrontata se aveva senso ritirare la mozione, ma io capisco che dopo un anno uno che aspetta su un tema così importante con le conseguenze anche gravi che ci raccontava il dottor Pavan, uno pensi sia opportuno, valuti sia opportuno discuterla qui. A questo punto io, voglio dire, l'ho convocata, rimango disponibile a farla, però è un po' anomalo e lo vedo anche un po' poco utile proprio il giorno dopo un dibattito di questo tipo e un voto
andare poi in commissione. Questo, diciamo, era solo questo volevo dire, grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Romaniello. Spegno un attimo. Spengo? No, scusi signor Presidente. Allora, in ordine di lavori, noi abbiamo chiesto la sospensione. Adesso giustamente la Presidente della Commissione, la consigliera Pennasi, ha spiegato il motivo del perché si va domani in commissione. Allora, andando in commissione domani si dà la possibilità a tutti i consiglieri di poter intervenire, di avere dei tecnici e c'è l'assessore. Discutendo la mozione può parlare solo un consigliere, o capogruppo o un consigliere. Non tutti quanti possiamo avere la parola. Allora, su un argomento come questo, del quale si tratta di salute, dove siamo interessati comunque tutti ad avere delle spiegazioni e a capire anche, approfondire questo argomento, secondo noi sarebbe bene andare in commissione. Dopodiché non è possibile andare in commissione, comunque c'è un consiglio comunale questa sera, è assurdo anche domani ritornare in commissione, visto i costi della politica, che continuiamo a dirci che sono tanti, che dopo bisogna pagare gli straordinari, bisogna pagare gli straordinari al tecnico, al dirigente, eccetera, eccetera. Io magari direi, cerchiamo di trovare, non è una presa di posizione per non voler discutere o perché noi non siamo interessati. Io ho chiesto la sospensione per questo motivo. Non siete d'accordo? Va bene, discutiamo questa sera, sapendo che potrà comunque dei componenti della commissione può intervenire solo un consigliere e basta. Grazie. Sì, un attimo. A questo punto io direi che convoco il consigliere di presidenza, che oltretutto non vedo, né il consigliere Di Stefano e né il consigliere Torraco. Se sono all'esterno, per favore, un attimino per decidere se è possibile interrompere il consiglio. Andato via. Consigliere Torraco? Replicare a quello che diceva la consigliera Pennasi e Antonioni. Pongo che sia nominale. Chiara, ma tu avresti votato. Comunque. Va bene, allora l'ufficio di presidenza dispone l'interruzione per 5 minuti, così i capigruppi parlate un attimino e prendete una decisione. Grazie.